Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti al nostro telegiornale. Apriamo questa edizione con la cronaca. È stato arrestato il compagno della donna trovata morta ieri pomeriggio a Siena, colpita alla testa da un colpo di arma da fuoco. È stato arrestato per detenzione illegale di arma da fuoco, ma è indagato per omicidio doloso aggravato dalla relazione affettiva e dal rapporto di convivenza. Il compagno di Anna Manioma Casanova, colombiana di 33 anni, morta ieri pomeriggio a Siena, dopo essere stata raggiunta alla testa da un colpo di fucile calibro 16 mentre era in casa. L'uomo, 26enne, anch'egli colombiano, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, aveva in mano il fucile mentre i due si trovavano soli nella camera da letto. In quel momento, nell'immobile, si trovavano in diverse stanze altre persone, spiega la procura in una nota. Il 26enne era stato subito portato in questura e interrogato durante la notte. Ha, riferiscono gli inquirenti, decisamente negato la volontarietà, riferendo di un colpo partito accidentalmente. Nelle prossime ore la procura provvederà alla richiesta di convalida dell'arresto da parte del GIP. Le indagini, fa inoltre sapere, sono ancora in corso e sono dirette in particolare a chiarire la dinamica dello sparo. Polizia e vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a Lucca per recuperare il corpo di un 29enne morto dopo essersi tuffato nelle acque del Serchio. Stando alle prime ricostruzioni, il 29enne era andato insieme ad un amico a cercare un po' di refrigerio sulle sponde del fiume. Si sono tuffati insieme, ma il ragazzo appunto non è risalito. L'amico ha dato l'allarme, ma quando sono arrivati i soccorsi non c'era più nulla da fare. Fatale, quasi certamente un malore, anche se le indagini proseguono. Il ragazzo di origine tunisina era residente fuori dalla provincia di Lucca. Cambiamo argomento, oggi 11 agosto, giornata della liberazione di Firenze, proprio 80 anni fa. Vediamo prima che cosa accadde in quei giorni. Agosto 1944, le truppe alleate stanno risalendo la penisola dopo la liberazione di Roma avvenuta due mesi prima. Arrivati nei pressi di Firenze, prendono contatto con il Comitato Toscano di Liberazione dell'Oltrarno e con le Brigate Garibaldi. I partigiani erano infatti già arrivati in città e furono loro ad organizzare l'insurrezione. La notte tra il 4 e il 5 agosto, le truppe naziste ancora presenti a Firenze abbandonano la riva sinistra dell'Arno, facendo saltare tutti i ponti, tranne Ponte Vecchio, che viene però minato. Ha inizio la battaglia di Firenze, che vede contrapposti partigiani e nazisti, culminata l'11 agosto. Quella mattina, alle 6:45, è il suono della martinella a svegliare i fiorentini, la stessa che da secoli annuncia la guerra imminente. È seguita dai rintocchi della campana del Bargello. È il segnale dell'insurrezione. I partigiani si preparano alla battaglia. Attraversano l'Arno da Via della Condotta, arrivano a Palazzo Medici Riccardi, già sede della prefettura, e assumono il comando della città nominando i primi rappresentanti di governo amministrativo. Per la prima volta nel corso della liberazione dell'Italia non sono gli alleati ma i partigiani a nominare il governo di un territorio. L'11 agosto è da allora il giorno della liberazione di Firenze, ma gli scontri continuarono fino a fine mese e la città venne riconquistata casa per casa, fermando i tedeschi alla linea del Mugnone, fronte immaginario che andava dalle Cascine all'Africo. Molti, anche i franchi tiratori fascisti rimasti in città, che costituivano un pericolo per una popolazione rimasta senza acqua, costretta ad uscire di casa. Una guerriglia urbana serrata e dura che i britannici, concentrati ad accerchiare i tedeschi fuori dalla città, lasciarono ai partigiani. In 205 persero la vita, 400 furono feriti, oltre ai 379 morti e 1308 feriti tra la popolazione. A Firenze, un anno dopo, venne assegnata la medaglia d'oro al valor militare. E con i rintocchi della Martinella partono come sempre le celebrazioni per la festa della liberazione a Firenze quest'anno, suonata per la prima volta da una sindaca donna. Un anniversario che è un anniversario importantissimo, 80 anni della liberazione, è la prima volta di una sindaca donna nella nostra città. Oggi il mio pensiero va a tutti gli uomini e a tutte le donne che hanno lottato fino all'ultimo per liberare la nostra città e per salvare tantissime persone. Pensavo mentre ero a suonare la Martinella,
se non ci fossero state tante donne e uomini coraggiosi, io e tante altre persone oggi non potremmo essere qua. Un'emozionata Sara Funaro ha dato il via questa mattina presto con i rintocchi della Martinella in cima alla Torre di Arnolfo alle celebrazioni per l'80° anniversario della liberazione di Firenze. È stata la prima volta che il tradizionale richiamo alla città è stato suonato da una donna. La mattinata è proseguita in Piazza dell'Unità con la deposizione di una corona di fiori al Monumento dei Caduti e poi con le celebrazioni sull'arengario di Palazzo Vecchio, dove Funaro ha letto un messaggio appositamente rivolto a Firenze dalla senatrice Liliana Segre. Molte le persone in piazza, nonostante il caldo torrido, presenti autorità e istituzioni anche del territorio fiorentino, con la giunta di Palazzo Vecchio praticamente al completo. Nessuno, tranne il capogruppo di Forza Italia, del centrodestra. La liberazione di Firenze è ricordata nei libri di storia per la particolarità di essere stata in un certo senso autonoma, cosa nella quale in molti, tra cui l'ex sindaco Lapira, leggevano una specificità del carattere della città. Ma cosa si può imparare oggi da quello spirito? Tutto, possiamo imparare tutto, a partire dal fatto che solo attraverso una sincera partecipazione attiva nell'esercizio di quello che la Carta Costituzionale prevede si può veramente migliorare le condizioni di una comunità, del nostro paese, ma anche dell'Europa tutta. E domani sarà un altro importante 80° anniversario in Toscana, quello dell'eccidio a Sant'Anna di Stazzema. Nessuno dimenticherà mai il 12 agosto del 1944, quando tre compagnie della 16ª divisione delle SS naziste, con l'ausilio di alcuni italiani fascisti collaborazionisti, si resero protagonisti di uno dei crimini di guerra più gravi del nostro paese, l'eccidio di Sant'Anna di Stazzema. La furia nazifascista non risparmiò nessuno. 560 le vittime, per lo più donne, bambini e anziani, che avevano trovato riparo nella frazione di montagna, vennero spazzati via senza pietà dai proiettili e dal fuoco dei soldati tedeschi. A quasi 80 anni dall'anniversario dell'eccidio, rimasto per troppo tempo sotto silenzio all'interno del cosiddetto armadio della vergogna, finito con l'archiviazione dell'inchiesta da parte della Procura di Stoccarda, un podcast curato dai giornalisti livornesi di Capoverso darà voce ai superstiti. Testimonianze uniche contenute in 7 puntate che aiuteranno le nuove generazioni a mantenere il fuoco della memoria sotto la cenere, questo è il titolo, tra le voci anche quella di Adele Pardini. E noi ci vorrebbe mandare avanti questa memoria. Mia sorella Anna aveva 20 giorni, eravamo in 5 sorelle al muro e la mamma, e più eravamo tanti sfollati, nonostante si sia messa al muro e si hanno mitragliato. Non ci hanno bruciato. Noi eravamo 5 sorelle, la mamma fu ammazzata con una pistola, quella e un'altra mamma che chiesero pietà per questi bimbi che avevano in braccio. Il militare si levò la pistola e l'ammazzò con la pistola tutte e due. Noi hanno piazzato una mitragliatrice a pochi metri di distanza, ma poi creda che passare la gioventù a pochi metri, dove sei stata messa al muro, non è bello, non è bello. Mio babbo non ha voluto mai riparlare. Lo strumento del podcast, ad oggi una delle fonti di informazione più utilizzate, servirà ad agganciare quanti più ragazzi possibili affinché venga data giustizia, almeno storica, alle vittime. Si tratta di un lungo lavoro di studio durato oltre un anno che ha coinvolto figure chiave del processo come l'ex procuratore militare capo di La Spezia, Marco De Paulis, e lo storico Paolo Pezzino. Domani mattina il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, sarà a Sant'Anna di Stazzema per le celebrazioni, anzi sarà proprio lui a tenere l'orazione ufficiale. Ha fatto invece molto discutere l'assenza per questo 80° anniversario di qualche rappresentante del governo. Sentiamo le parole di Giani. Ritengo che sia molto molto importante Sant'Anna di Stazzema, è il luogo dove si consumò l'eccidio di 560 persone, tutte donne, bambini, anziani. Mi meraviglia anche a me che non ci sia rappresentanti del governo. Del resto vediamo spesso un atteggiamento che è un atteggiamento non particolarmente partecipe a vivere quello che è stato un momento cardine, esaltante della
della storia del nostro paese. 80 anni fa la liberazione, che soprattutto in Toscana e in Emilia Romagna si concentrò con un supporto, una partecipazione attiva da parte dei partigiani e della popolazione civile. È andato al direttore della Caritas il Grifone d'Oro, il più importante riconoscimento della città di Grosseto, che viene consegnato proprio in occasione di San Lorenzo, patrono della città. Una notte di San Lorenzo emozionante e coinvolgente, capace di offrire continue riflessioni. La serata del Grifone d'Oro, con la consegna del più prestigioso riconoscimento della città di Grosseto e consegnato dalla Proloco al direttore della Caritas diocesana Don Enzo Capitani, sarà ricordata per i tanti elementi di novità. Bellissimo il concerto dell'Orchestra Sinfonica Città di Grosseto dedicato a Domenico Modugno, cantato da Peppe Voltarelli. Innovativa la conduzione affidata alla coppia di attori Katia Fini e Giacomo Moscato. E avevamo deciso già dall'inizio dell'anno il premio per Don Enzo, proprio perché abbiamo fatto della solidarietà, soprattutto nel 2024, il nostro leitmotiv. Non solo il grifone dei poveri, il grifone degli ultimi, ma il grifone dei cittadini, il grifone, come ha detto Don Enzo, di tutta la città, che spesso e volentieri viene dimenticata. Che cosa significa ricevere questo premio? Un senso di appartenenza a questa comunità e di far qualcosa per le persone che incontravo nella strada, nelle diverse situazioni. Questo continuo a farlo, l'ho fatto e va bene così. In un momento, in un tempo storico in cui la solitudine la fa da padrona e c'è sempre più bisogno di persone che abbiano il coraggio di privarsi di sé, di sacrificarsi di sé per darsi al prossimo. Ecco perché l'insegnamento di Don Enzo Capitani tutti noi dovremmo cogliere con tutta la nostra forza per fare in modo che l'uomo possa tornare al centro. Combattere le nuove povertà, le vecchie povertà, combattere la solitudine attraverso l'affermazione del profondo senso di comunità, credo sia una traiettoria da perseguire tutti noi. In questo è il senso del Grifone d'Oro a Don Enzo Capitani. E San Lorenzo, copatrono di Firenze, è stato ovviamente festeggiato anche nel capoluogo, una giornata di celebrazione che è finita, lo vedete, con la tradizionale cocomerata, pasta al ragù per 3.500 persone, yogurt e ben 2 quintali di cocomero offerti alla cittadinanza grazie soprattutto ai commercianti della zona, a partire da quelli del mercato centrale. Migliaia le persone in piazza anche ieri sera, sono stati serviti come sempre dai membri della giunta comunale. Una prima volta in veste di sindaca anche per Sara Funaro, al suo primo San Lorenzo appunto a servire il cocomero ai cittadini da sindaca. Come da tradizione è stato anche consegnato il Leone d'Oro realizzato dalla bottega artigiana di Paolo Penco. Quest'anno è andato ad Andreina Mancini dell'antica pasticceria Sieni, che si trova proprio nel cuore del quartiere di San Lorenzo. Vi ricordo che questa sera su Toscana TV alle 21 il film Dentro la notizia con William Hart e Holly Hunter. Buona serata a tutti, grazie per averci seguito.